Andiamo a Sant'Arcangelo. Ieri avevamo parlato di questa notizia, di questa rapina, una rapina tra l'altro piuttosto cruenta avvenuta a Sant'Arcangelo. Parliamo dell'antico forno Urbinati. Noi abbiamo in collegamento telefonico proprio il sindaco di Sant'Arcangelo, Alice Parma. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Sindaco, grazie insomma, di questo intervento. Che dire, diciamo che è solo l'ultimo episodio. Spesso ultimamente, insomma, negli ultimi mesi le cronache, anche i giornali ci hanno raccontato di episodi, insomma, di microcriminalità che hanno colpito il vostro comune. Chiaramente non rimanete lì a guardare, c'è un'attenzione importante. Come, insomma, come rispondere? Mi sembra di capire anche un po' di preoccupazione che c'è tra la cittadinanza. Ma oggi voi sapete bene che il tema della sicurezza è un tema fondamentale per, diciamo, la quiete e la libertà dei singoli cittadini. Purtroppo gli avvenimenti sono gravi rispetto al tema delle rapine e è una cosa su cui non si può assolutamente tacere, ma non si può neanche minimizzare. E diverso sono, diciamo, i furti in abitazione, in appartamento, che sono, tra virgolette, anche in calo rispetto ai dati, ma che comunque destano sempre preoccupazione. Però va distinto il tema del furto in appartamento dal tema della rapina. Come amministrazione, Sono sì, prego, due prego. fatti, insomma, estremamente diversi. Allora, noi intanto, negli ultimi 3-4 giorni, io sono stata personalmente in collegamento e in visita sia alla Questura che ai Carabinieri che al Prefetto rispetto al tema in essere della rapina nelle attività economiche. E su questo è ovviamente un perno fondamentale perché, come sapete, la responsabilità anche della sicurezza spetta alle forze dell'ordine e questo è un punto importante. E nell'ultimo anno su Sant'Arcangelo c'è stata una presa, diciamo, di presenza di tutte le forze dell'ordine molto maggiore rispetto alla sua presenza storica. Per quanto riguarda la nostra competenza, da questo mandato in poi abbiamo previsto i turni serali della Polizia Municipale che prima non c'erano. Voi sapete che nei nostri territori la Polizia Municipale ha una N serie di compiti, oltre che diciamo, il controllo cittadino. E quindi, insomma, è una presa di posizione molto forte rispetto a un aumento di turni e stiamo, insomma, predisponendo un progetto di videosorveglianza su tutta la città che entrerà in vigore nei prossimi mesi e questo, insomma, credo siano segnali tangibili e importanti. Sulla videosorveglianza, infatti, c'è un appello che è stato fatto anche dalle forze di minoranza, mi Sì, sembra, sì, a fare presto. sì. Sì, è stato fatto, mi pare, sia dal Partito Democratico che dalle forze di minoranza. Il tema è molto delicato, nel senso che il progetto di videosorveglianza, diciamo, sembra essere in pochi minuti. In realtà ha bisogno di tutta una serie di protocolli sulla gestione dei dati sensibili che stiamo predisponendo in accordo appunto con la Questura e la Prefettura dei Carabinieri e su questo, insomma, prevediamo nei prossimi mesi di dare attuazione. Esatto, insomma, è chiaro che non riguarda solo la competenza del comune, però c'è questo intendimento. Ma invece, sindaco, c'è la possibilità anche di un incremento diciamo, dei vigili, perché quello potete fare voi e quindi della Polizia Municipale a livello numerico anche, c'è questa possibilità? State valutando queste ipotesi oppure preferite più lasciare questo compito anche, insomma, a chi poi ha anche magari qualche strumento in più come Polizia e Carabinieri? O ci state pensando a potenziare anche il numero degli agenti in strada? No, allora noi nell'ambito, diciamo, dell'Unione dei Comuni, su cui è appunto la Polizia Municipale, che opera nei tre comuni di Sant'Arcangelo, Verucchio e Foggia Toriana, negli anni abbiamo sempre incrementato il numero di agenti. Stiamo nelle condizioni di un blocco comunque assunzionale e quindi ci mettiamo nelle condizioni, qualora è possibile, di incrementare periodicamente il corpo.
su questo punto qui, dicevo, il passaggio al turno serale è un passaggio molto importante per la sicurezza del territorio e questo è stato fatto appunto negli ultimi 2 anni. Quindi insomma più che altro magari utilizzare gli agenti che già avete in forze anche rivedendo il loro ruolo, facendoli stare più in strada anche per più ore al giorno, giusto? Sì, esatto, c'è un controllo diciamo cittadino che possa andare a convergere appunto con una presenza maggiore dei vigili all'interno del nostro territorio. Tra l'altro caso diciamo strano, nel senso che queste rapine avvengono nei luoghi più presidiati del territorio, mentre diciamo magari i furti di appartamento hanno prestato attenzione a zone diciamo più periferiche come le frazioni di San Martino, San Termete piuttosto che Canonica negli anni precedenti. Queste rapine vengono nel territorio più centrale, cioè nel capoluogo a 2 passi da Piazza Ganganelli, quindi estremamente presidiato. Certo, fa anche pensare, mi pare anche leggendo ieri le cronache qualche commento degli ultimi insomma imprenditori che sono stati colpiti, che fossero anche un gruppo ben organizzato che veramente li aveva seguiti per alcuni giorni, avevano visto un po' come si muovevano, a che ora uscivano, quindi insomma lì c'è effettivamente agire in pieno centro storico, come diceva lei all'inizio, sono anche diciamo malviventi diversi che si muovono. Sì, questi sono fatti che ovviamente non sono interni alla cittadinanza di Sant'Arcangelo, cioè anche le forze dell'ordine comunque mi hanno rassicurato sul fatto che sono fatti esterni e al momento casi isolati, per cui c'è un'indagine in corso e quindi non vado oltre. Ma ci mancherebbe altro, assolutamente, facciamo lavorare gli inquirenti. Invece le chiedo un'ultima cosa, una valutazione. Lei è, insomma, Sant'Arcangelo comunque è vero che è un comune molto ampio per territorio, ma anche un comune piccolo, un grande paese, e voi ci tenete anche... È un comune che sta vivendo la sua crescita in tutte le sue sfaccettature, e il fatto di essere a 5 minuti dal comune capoluogo sulla via Emilia in una strada di facilissima fuoriuscita è oggetto anche preda di questi malviventi. Esatto, infatti come ha cercato di rassicurare i suoi concittadini in questi giorni? Immagino che se la vedono glielo chiedono: sindaco, ma come siamo messi qui? Questo... Poi dopo chiaramente c'è anche tutta l'informazione che fa la sua parte, che racconta, quindi le persone sono edotte di quello che sta accadendo. Cerca di rassicurarli, ci prova? Ci riesce? Questo diciamo che è un compito che dobbiamo per forza, sì, è un compito arduo, ma è un compito che dobbiamo per forza metterci in testa di dover fare, forse tutti, non solo le istituzioni, nel senso che la percezione dell'insicurezza è un tema importante. Io porto sempre i dati con me perché rispetto a un tema che è un monito che io faccio sempre a tutti, no? Denunciamo e denunciate, perché in questo modo aiutiamo ad avere una percezione reale di ciò che sono i tentati furti, i furti e quello che avviene nel nostro territorio, rispetto a una politica del terrore che a me non piace, nel senso che chi mi dipinge Sant'Arcangelo come il degrado, io a questa diciamo descrizione qua di una città che non subisce quello che subisce magari delle città più grandi rispetto a Sant'Arcangelo non ci sto, per cui massima attenzione sui casi che emergono di qualsiasi natura, perché penso al tema della ragazza marocchina, quanto no sia un tema fondamentale per cui prestare attenzione nel nostro territorio. Così lo rivolgo anche alle attività economiche, portando solidarietà rispetto all'avvenuto, ma anche rispetto ai cittadini che oggi insomma si preoccupano rispetto a casi che nella nostra città comunque succedono e quindi la guardia non va mai abbassata.